Dolci Eccellenze è giunta alla quarta puntata. Dolci Eccellenze è, come tutti sapete, un format web e TV, una produzione di Confartigianato Taranto e del suo canale mediatico Confa TV, che ha avuto l'intuizione felice di dare lustro ai maestri pasticceri della provincia di Taranto e, conoscendoli, girando qui e lì per Taranto e provincia, abbiamo scoperto che esiste proprio una tradizione familiare nell'arte pasticcera, un mestiere che si tramanda di padre in figlio. Fabio Paolillo, parliamo degli amici pasticceri che incontreremo quest'oggi. L'appuntamento di oggi riguarderà due pasticcerie, Pasticceria Napoletana Ferrero di Taranto e La Deliziosa di Palagiano. Corriamo! La nota, notissima pasticceria napoletana sita a Taranto in via Icco dei fratelli Ferrero, e ho qui uno dei due fratelli, Marco, ci delizierà, ci farà vedere come nascono le mitiche sfogliatelle, altre prelibatezze, ma questa è una pasticceria storica, è un punto di riferimento, perché venendo qui si sente l'odore, il profumo, lo spirito di Napoli. E Napoli è una città che io adoro, mio padre era napoletano. Beh, avere un punto di riferimento come la pasticceria napoletana ci fa ricordare, percepire quei gusti che ruotano intorno al Vesuvio. E allora Marco, raccontaci un po' com'è nata questa esperienza, questa attività. Quando è nata? Perché è nata? Papà, maestro pasticciere napoletano, istruito dai grandi maestri pasticceri campani, ha deciso di aprire qui nel 1980 la sua pasticceria. E da allora noi deliziamo tutti i tarantini con delle bontà artigianali. Siamo famosi per tutta la tradizione pasticcera campana, partenopea. Ma in primis, guardate, le nostre... Cosa ci sta preparando? Ecco, vedete, le nostre sfogliatelle. Ormai questo è diventato un lavoro che solo in pochi riescono a fare, perché è un lavoro molto manuale, artigianale. Qui abbiamo, ecco, quello che noi comunemente chiamiamo il tappo della sfogliatella, che sarebbe un filamento di pasta molto sottile, arrotolato. Poi viene formato a mo' di conchiglia e al suo interno mettiamo il ripieno, che è ricotta, semola, canditi, cannella non chimica, abbiamo una cannella in polvere che mettiamo. Pensate che questa sfogliatella è stata anche premiata come migliore sfogliatella d'Italia nel 2012, lì dove è nata la sfogliatella, a Conca dei Marini, sulla costiera amalfitana, e noi siamo davvero molto contenti di aver onorato nostro padre proprio perché ci ha tramandato tutto questo. Ecco, una attività, dicevo, che si svolge certamente in maniera imprenditoriale, perché siete degli imprenditori, però alla base c'è l'amore per l'attività, c'è l'amore per le origini. Nessuna attività, nessun prodotto può davvero arrivare a quei livelli cui voi siete arrivati se non c'è una grandissima dose di partecipazione, di sentire quel mestiere. È proprio vero, perché io dico che noi questa passione ce l'abbiamo proprio nel sangue. Eravamo bambini, io avevo 7 anni, neanche arrivavo all'altezza di questo bancone, e quindi da allora siamo cresciuti all'interno della pasticceria. Quindi c'è tanto pathos, c'è tanto passione. Noi diciamo sempre alle persone: regaliamo, ogni volta che acquistano i nostri dolci, un pezzetto del nostro cuore, della nostra passione, della nostra professionalità. Un pezzetto di Napoli. Bene, bene, un pezzetto di Napoli. Viva l'artigianalità, viva Napoli, viva Taranto che ci ospita ormai da più di 40 anni. Siamo estremamente felici che tantissime persone riescono ad apprezzare questa trasmissione del pathos, della passione, come diceva lei. D'altronde c'è una fila enorme, e questo la dice lunga sul successo
su come la clientela apprezza il vostro lavoro. Sì, in effetti è vero. Tanti lo apprezzano, però è in comune anche con altri colleghi di Taranto questo particolare, cioè l'amore per l'artigianalità. La gente ormai riesce a capire un prodotto quando viene fatto in maniera artigianale e quando vengono utilizzate materie prime di qualità. E quindi noi siamo felici che la nostra clientela riesce a percepire tutto questo. Ecco, parliamo così di questi... di questi tanti anni, dall'80 a oggi sono 40 anni. E così qualche aneddoto particolare, qualche episodio che magari le è rimasto impresso proprio nella vostra attività o anche nel rapporto con la clientela? Sì, questo un po' mi commuove perché penso a quello che faceva mio papà e io... quando ci penso, in effetti, non riesco a non commuovermi. Comprendo, però la soddisfazione è che avete onorato davvero nel migliore dei modi il sacrificio iniziale di vostro padre. I bambini qui sono i nostri ospiti graditi. Ogni bambino che entra in pasticceria, il suo dolcetto ce l'ha gratis. Che sia una castagnetta, che sia un bignè, che sia qualsiasi cosa... noi iniziamo sin da piccoli a regalargli un tocco di bontà, di dolcezza. Quindi questa tradizione da mio padre ancora tuttora si tramanda. Questo la dice lunga, ripeto, sul cuore grande di Napoli, sul calore che il nostro sud e Napoli e Taranto, per riflesso, vista questa attività, sanno dare. Il senso dell'accoglienza, il senso dell'ospitalità che travalica la semplice, ripeto, attività di vendita, perché poi non è solo un'attività di vendita, ma si crea un rapporto con il cliente. Sicuramente. Difatti qui a Taranto abbiamo anche una tradizione campana, partenopea, napoletana che viene ancora ad esistere, cioè il caffè sospeso. Quindi anche qui nella nostra pasticceria una persona viene e regala un caffè ad uno sconosciuto, diceva Luciano De Crescenzo, è come se lo regalasse al mondo intero. Ed specialmente di mattina vengono persone un po' più disagiate economicamente, loro sanno che lì c'è lo scontrino del caffè sospeso, quello è un caffè regalato da uno sconosciuto, sono felici di assaporarlo e andare via. Un esempio di grande solidarietà. Ecco, vediamo un po' come si svolge la giornata del pasticcere, penso che già l'alba sia il suo inizio, perché vedo dalle insegne attività dalle ore 6 del mattino, quindi già la mattina essere disponibili per la clientela presuppone un lavoro precedente, retrostante nelle ore. Certo, è un lavoro molto faticoso dove sicuramente ci vuole dedizione verso questo lavoro. Difatti la mattina la sveglia suona alle 5 proprio per iniziare quella che è la produzione giornaliera, iniziamo con la prima colazione e poi via via andiamo avanti, quindi dalla mattina sino alla sera abbiamo questa opportunità di lavorare e siamo davvero una grande famiglia qui, abbiamo uno staff, dei collaboratori davvero eccezionali perché ciascuno di loro entra a lavorare in un determinato momento della giornata pronto a dare il suo contributo e noi apprezziamo tantissimo tutto lo staff, tutti i nostri collaboratori. E la domenica chiaramente è il giorno di festa per tutti, ma forse per voi è il giorno di lavoro più intenso, poi so che il lunedì vi riposate, giustamente. Il lunedì ci riposiamo, però vedete, dicevo prima, un lavoro faticoso, però è pieno di soddisfazioni. Abbiamo parlato per esempio del premio della sfogliatella che ci è stato rilasciato lì a Conca dei Marini, ma pensate che anche a Lecce io ho ricevuto il premio come miglior pasticciotto leccese, quindi abbiamo avuto anche quest'altro riconoscimento. Tradizione pugliese in questo caso. Sì, però molti non sanno che la pasta frolla, che è proprio è l'aspetto tipico del pasticciotto pugliese, leccese, nasce da un
pasticciere campano, e quindi ecco perché siamo riusciti anche ad ottenere il plauso dei giudici che hanno giudicato il nostro pasticciotto. Ma poi ci sono tanti altri riconoscimenti, ho avuto anche un riconoscimento a Viterbo per la migliore torta da forno alle nocciole. Oppure anche per quanto riguarda i panettoni abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti sia a campionato mondiale 2020 che si è tenuto adesso, abbiamo ottenuto la medaglia d'argento per il nostro panettone classico e la medaglia di bronzo per un panettone innovativo che si chiama Borbonico, dal regno delle due Sicilie l'abbiamo chiamato perché al suo interno ci sono le eccellenze del sud Italia. E allora Marco, una bellissima chiacchierata, una bellissima persona, perché io apprezzo gli artigiani che lavorano con il cuore, perché dietro il prodotto c'è sempre una persona, c'è un cervello, c'è una mente, c'è un cuore, ci sono dei sentimenti, ci sono delle tradizioni, ci sono dei ricordi, c'è la famiglia che in questo senso vi ha proprio informati, nel senso proprio etimologico del termine, di dare una forma alla vostra attività. E ci congediamo con queste bellissime immagini e davvero l'acquolino in bocca c'è tutto, di queste sfogliatelle appena sfornate ed esibite e poste nel banco per dare soddisfazione e godimento alla clientela. Il viaggio con i maestri pasticceri di Confartigianato Taranto, sono loro i detentori del sapere per quanto riguarda proprio l'attività dolciaria, e ci troviamo a Palagiano, provincia di Taranto, presso la pasticceria La Deliziosa. Ho al mio fianco Mina Conte e Cesare Passeri. E allora, una bellissima, usando un termine televisivo dovrei dire scenografia. Ecco, guardate qui quanto è bello questa, questo mi pare che sia New York, penso. Times Square. Ma noto appunto un'eleganza e poi questo periodo. Cestini, panettoni e quant'altro, oltre poi ovviamente alle varie prelibatezze che sono esposte appunto tra i banchi. E allora Mina, iniziamo a parlare di questa storia d'amore con la pasticceria, come è nata La Deliziosa, quando è nata, perché è nata? Allora, questa pasticceria è nata nell'85. Ho iniziato come 35 anni, quindi 35 anni fa. Ho iniziato come dipendente per gioco, perché io non avevo mai lavorato, però c'era la necessità in questa attività e mi fecero questa proposta. Quindi cioè, un po' ero perplessa perché comunque non era il mio mestiere. Ma mi sono ingegnata. Niente, all'inizio era un lavoro, ma poi mi accorgevo che piano piano non era più un lavoro per me, è iniziata la passione, perché comunque ero presa da tutto, cioè ero curiosa di sapere, di fare, e quindi mi sono data la volontà, l'umiltà di migliorarsi sempre. Nel frattempo ho conosciuto mio marito, quindi la pasticceria dove lavoravo era in vendita e il vecchio proprietario mi fece la proposta. Io ero un po', perché non sapevo cosa dovevo fare, essendo una ragazza, e quindi non avevo tutta questa esperienza. Esperienza e anche le possibilità per poterla. Però è scattata quella molla e mi sono buttata, e quindi poi da quel giorno sono iniziati un po' di sacrifici e ho iniziato a studiare, non mi sono mai fermata, mi sono sempre, dove c'erano corsi, dove c'era qualcosa da fare di meglio, ho sempre partecipato, quindi ho girato un po' dappertutto per poter ingranare, per poter andare avanti.
oggi non dico che mi sono trovata male, ho fatto tanti sacrifici, però adesso penso di essere arrivata dove volevo arrivare, quindi ho raggiunto la mia meta. Io ho speranza che i miei figli proseguano loro questo viaggio, perché per me mi ha dato tante soddisfazioni. Poi magari una realtà, ecco, che è stata costruita con sacrificio, con passione, uno vuole lasciare in eredità, no, ai propri figli per, per evitare che un patrimonio così bello venga disperso. Sì, ma comunque c'è lui che è molto appassionato. Ecco, Cesare, allora, questa tua passione. È vero, me l'hanno trasmessa loro. Sin da quando ero piccolo, me lo ricordo. Praticamente mio padre mi ha insegnato sin da subito a modellare la pasta, a fare la crema, nelle piccole cose, insomma, mi ha fatto crescere, mi ha fatto migliorare, mi ha fatto amare questa attività. E quindi spero un giorno di poter continuarla senza problemi e senza... Anche perché, ripeto, quando si svolge un'attività la si deve fare con passione, certo. Altrimenti diventa un peso. Certo, è successo prima a me, perché io ho iniziato per lavoro, perché comunque... Necessità. No, ma non era una necessità, perché io mi trovavo qua, in questo paese, per caso, perché... Lei di dov'è? Io sono di Novasiri, sono lucana. Mi trovavo così di passaggio, stavo da mia sorella, e siccome questo, il vecchio proprietario era un amico, dice fammi, magari chiedi a tua sorella se mi può dare una mano, così, cola. E io ho detto non sono del mestiere, non... però... Ripeto, mi sono buttata ed è andata avanti abbastanza bene, grazie anche alla partecipazione di mio marito, perché comunque lui è stato quello che ha dato la spinta ancora l'input. Di più. Sì. Ecco, Cesare, dicevamo prima, questa passione, è bello fare un lavoro e pur essendoci tanti sacrifici, perché ci si alza presto la mattina e quant'altro, però poi l'amore, la passione, la professionalità, il senso di sentirsi tutt'uno con quel lavoro ti fa superare le difficoltà. Sono sacrifici dolci, visto che stiamo parlando di dolciumi. Diciamo che ne vale la pena, insomma. Molte volte abbiamo lavorato anche di notte qui, soprattutto le vigilie di Natale, delle feste di Pasqua. Cioè, diciamo, è una festa un po' diversa per quanto ci riguarda, perché comunque noi lavoriamo tantissimo, soprattutto di notte anche, però ne vale la pena. Uno, per un motivo, ci piace, insomma, questo, il nostro lavoro è diventato una passione. E poi... Ecco, tra i clienti, quali clienti sono quelli più pretenziosi, tra virgolette, i giovani, gli anziani? Beh, voi conoscete i gusti di tutti più o meno. Per fare una selezione oggi non si può, perché comunque uno è diverso dall'altro, ma poi c'è adesso, cioè, non è più come prima, oggi sono molto più esigenti, e quindi più si va avanti, più fai una cosa e devi sempre cercare di andare avanti e a fare sempre fare ancora meglio, anche reggere la concorrenza, no? Sì, come no, questo è scontato, però il cliente vero e proprio è quello che viene con tranquillità e sa quello che trova e sa che può andare tranquillo. Cioè, ad esempio, facendo le paste secche, no? Noi usiamo solo mandorle e zucchero, allora ci sono delle persone che sono anni che vengono da noi e vanno sul sicuro. Perché? Perché c'è qualcuno che magari non può mangiare altre cose, cioè come la farina. E magari dicono no, è mandorla e zucchero, invece non è vero, e poi succede quello che non dovrebbe succedere. Ecco. Quindi qui c'è la fiducia, e la prima cosa è la fiducia. Cesare, mi hanno incuriosito particolarmente questi frutti di pasta reale. Guardate, c'è di tutto, i mandarini, i fichi, i fichi d'India, le banane, fragole, la pannocchia. Questa non l'avevo mai vista, è la prima volta, ma davvero una varietà enorme, e sembrano quasi di marmo, qua tanto sono belli, belli e buoni, di porcellana, mi correggo. Beh, se devo essere sincero, io ho una confezione
di questi da 5 anni sul tavolo di casa mia e col passare del tempo durano, ovviamente non sono più commestibili, però fanno la loro bella figura. Questi li facciamo noi, sono fatti a mano con pasta di mandorla, ovviamente, vengono tutti decorate a mano, poi dopodiché vengono colorate una a una, vengono fatte tutte a mano, un lavoro fatto da... Proprio un'arte, l'arte pasticcera. Però quest'arte non è, cioè lo fa solo lui, mio marito, perché lui proprio c'ha la passione, quando vede una frutta, no? Se la guarda perché gli piace, viene ispirato, si fa a lui il suo calco, diciamo. E se li crea proprio lui dalla forma, perché comunque viene attratto dalla bellezza del frutto. Bene, che dire, è un'arte che sicuramente sono convinto che i vostri figli riusciranno a ereditare, perché ripeto, tanti sacrifici devono avere un prosieguo, devono avere una nuova generazione, si dice oggi la next generation, e allora magari con il sapere, no? Perché poi voi come genitori potrete fare, diciamo, da chioccia, per così dire, da guida. Sì, ma sempre dietro ci saremo sempre, cioè voglio dire. Quanti anni hanno i vostri figli? 34. Portati in mano, però 34. Va bene. Noi abbiamo iniziato che eravamo piccoli, poi da soli siamo cresciuti insieme tutti e due con questo lavoro, quindi a me dispiacerebbe che finisse così, ma no. Ci saranno sempre momenti dolci con questa favolosa pasticceria, la Deliziosa.